Carissimi amici, benvenuti a Taurano, nella chiesa del convento, quella che avete visto, la chiesa della parrocchia, quella che è passata nelle immagini precedenti. È la casa di Padre Michele da qualche anno, da un anno. E in questa casa, come vedete, ci sono gli stessi cerotti, chiamiamoli così, che sono questi fogli che indicano dove sedersi e come celebrare la messa, come stare in chiesa. E questo martedì avremmo potuto condividerlo insieme di persona, lo condividiamo in questo modo virtuale, nella settimana che inizia con il giorno di Pentecoste. E quindi tanti ricordi, tante storie che anche nel mio cuore arrivano in questo momento, le vostre storie ascoltate anche durante le confessioni, stanno con me nella mia preghiera e nella mia storia e le porto ogni giorno. Mi hanno fatto crescere tanto. Quindi questo piccolo video è anche un modo per dire grazie a voi, alla Valle che mi ha dato tantissimo nei 3 anni che sono stato con voi. Grazie a Sant'Antonio che continua a benedire le nostre vite. Il giorno di Pentecoste Antonio scrive nei sermoni: parliamo dunque come lo Spirito Santo ci dà di parlare, chiedendogli umilmente e devotamente che ci infonda la sua grazia, affinché compiamo i giorni della Pentecoste con la perfezione dei 5 sensi e nell'osservanza del Decalogo. È perché siamo ripieni del gagliardo vento della contrizione e veniamo infiammati con le lingue di fuoco della confessione. Così, infiammati e illuminati, meritiamo di vedere il Dio, uno e trino, tra gli splendori dei santi. Il Signore ci conceda di vedere la Trinità dentro di noi e nel volto degli altri. Questo è l'augurio che mi faccio e vi faccio, li porto sempre nel cuore e nelle mie preghiere. O gloriosissimo Sant'Antonio, benignissimo mio protettore e potentissimo mio avvocato, a voi fiducioso ricorro nelle presenti mie necessità e spero di essere da voi esaudito. Voi sapete le mie angustie, conoscete i miei bisogni, vedete le mie afflizioni, ma vedete pure la fiducia che in voi ho riposto. Sì, da voi mi aspetto aiuto, il soccorso, la consolazione. Deh, porgete a me la vostra mano potente e guidatemi al porto bramato in mezzo alla tempesta dalla quale sono in ogni parte sbattuto. Non voglio mettere misura ai vostri soccorsi, ma lascio interamente a voi il modo d'aiutarmi, che voi ben sapete quello che è più utile e vantaggioso. Mi esaudirete, o Antonio Santo? Ne sono indegno, lo confesso, perché ho meritato purtroppo con i miei peccati ogni più gran male. Le presenti mie angustie ed afflizioni sono troppo lievi castighi alle mie tante colpe, ma ora ne sono pentito e dolente, e voi non abbiate riguardo alla mia indegnità, bensì alla fiducia che in voi ho riposto. Sentite, amabile santo, prima di negarmi la grazia che vi domando, consultate il vostro cuore generoso e magnanimo. Se esso vi dice di non esaudirmi, fatelo pure, che io ne sono contento. Ma no, o santo misericordioso, no, non sia mai vero che in mezzo a tanti, i quali in voi ritrovano aiuto, soccorso e consolazione, io solo non abbia ad essere da voi esaudito.
Un raggio di speranza già rifugge alla mia mente e una voce sento al cuore la quale mi dice che voi non volete disprezzare la mia umile supplica e la mia povera offerta. De sì, o gran santo, accettatela ed esauditela. Amen.